Ultima combinazione per Jerry Smith e Nadir, purtroppo terminano con due errori, 16 il totale per Nadir di San Patrignano. Ma era partito bene, ha rimesso un tempo per la Riviera, però l'ha superata, invece ha continuato 5 tempi dove molti cavalieri hanno messo 6 tempi dal 7 all'8, però questo cavallo, l'unica cosa che possiamo dire è che gli manca un po' di esperienza a questo livello, 2 giri così pesanti non li ha mai fatti nella sua vita e saltare oltretutto sotto la pioggia non è facile. È calato un pochettino nella parte conclusiva sulla combinazione, Jerry non ha montato male, anzi ce l'ha messa tutta, e a parte forse il numero 2 dove si è fidato un po', dove ha toccato leggermente Gallo, ma non è caduta la barriera, per il resto gli manca un po' di esperienza, un cavallo abbastanza giovane per un campionato europeo. Adesso tocca al Belgio che propone Ludo Philippe Paerts in sella a Parco, uno stallone importante dal mantello grigio di origine belga, nato nel 1992. Grandissima esperienza per Ludo Philippe Paerts, che comunque in mattinata non ha potuto evitare 2 errori agli ostacoli. Cavaliere nato nel 1963. Quarto posto individuale per questo binomio ai recenti giochi olimpici di Atene. Lui l'ultimo campionato europeo se lo ricorda bene, Claudio, perché era in testa, è entrato per ultimo come cavaliere appunto in testa, intanto ha già 2 errori, e sull'ultimo ostacolo ha fatto errore, ha perso la medaglia d'oro e guardando il tabellone si accorge di essere anche uscito dal tempo e ha perso tutte e 3 le medaglie. Conclude con 12 nel tempo di 88 e 32. È faticoso comunque il percorso adesso sotto la pioggia. Ludo Philippe Paerts, che è un cavaliere allenato che salta tutte le settimane sotto di noi qua, ha sbuffato e soffiava anche lui, ha lavorato parecchio, è dura questa gara. Credo che ci sia stata anche un'infrazione di tempo, infatti sono 13 le penalità per Ludo Philippe Paerts. E ora per la Svizzera, sorprendentemente terza fino a questo momento, Markus Fuchs con la Toia. Markus Fuchs, cavaliere che in un passato abbastanza recente ha primeggiato anche a livello mondiale, probabilmente la Toia non è cavalla di grandissimi mezzi. Hai detto perfetto, perché questa mattina nella prima mancia ha proprio dimostrato un po' questo, gli sono mancate proprio un po' di forza per coprire le combinazioni, gli ox soprattutto nelle combinazioni, però Markus è uno forte che non molla mai, è capace di portare a casa un bel giro in questa seconda manche con questa cavalla e sotto anche il diluvio, per cui questi cavalieri quando ci si mettono con le loro esperienza e grinta, soprattutto perché Markus ha veramente una grinta, e qui però ha sbagliato nettamente perché ha cercato di mettere un tempo in più e alla fine non aveva più la distanza. Lo ricordiamo vincitore di una finale di Coppa del Mondo con Tinkas Boy, mitico stallone che ha avuto per parecchi anni, ritirato l'anno scorso. Ha passeggiato letteralmente dentro la Riviera, dunque sono arrivate le prime 4 penalità per una Svizzera che deve rimanere per forza attaccata al carro dei migliori, se non alla Germania almeno all'Olanda, ha un'occasione davvero succulenta per salire sul podio di questi campionati continentali, disturbati in questa giornata come vedete dalla pioggia molto intensa
che prima ha portato alla sospensione della gara per una decina di minuti, ora sta continuando a cadere. Ultima gabbia per Marcus Fuchs, che se la cava su questa combinazione, ottimo percorso, davvero un peccato per quello svarione alla Riviera. Rimangono 4 le penalità per il binomio svizzero, dunque squadra elvetica più che mai lanciata in orbita verso l'alto, e vedremo quale sarà la risposta dell'Olanda, che ora risponderà proprio con un ex campione olimpico, Joram Dubbeldam. Hai visto, stamattina ha fatto 16 Marcus Fuchs facendo fatica, e oggi fa solo errore alla Riviera. Bene. A questo punto penso che non debbano più sospendere la gara, perché tutti i cavalieri devono montare ormai con le stesse difficoltà. Joram Dubbeldam non monta il fido De Sim, con cui ha vinto l'oro olimpico, è in sella Nassau, cavallo intero di 10 anni, di origine belga. Con cui ha vinto anche i campionati europei Young Rider, per cui ce l'aveva da talmente tanti anni che si merita il riposo. Dubbeldam è nato nel 1973, suoi compagni di squadra nella circostanza Yves Outakers, Leon Thyssen e Gerko Schröder. Gerko Schröder, che fino a questo momento si è comportato benissimo nell'europeo. Due errori nella prima manche, era partito bene ieri con un giro veloce. Superate le tavole che hanno costituito la prima insidia insuperabile per Jerry Smith e Nadir di San Patrignano, incurante della pioggia, Dubbeldam va ad affrontare la lunga addirittura con le due combinazioni, superate entrambe le gabbie, piegata a mano sinistra ora per affrontare la parte intermedia di un percorso che è complesso, difficile, tecnico, leggero, imponente, come si conviene per un campionato continentale. La gabbia conclusiva, e applausi per questo super super percorso da parte di Joram Dubbeldam con Nassau. Arriva il netto, un solo errore in giornata, in mattinata per Dubbeldam. Ha un bellissimo giro, devo dirti la verità, da dopo le Olimpiadi credo che non l'ho mai visto in forma come adesso Joram Dubbeldam. Ha cercato di sostituire il suo cavallo De Sim, adesso ha trovato un cavallo buono, ma non ha mai brillato più di tanto, non ha avuto grandi risultati. Oggi ha veramente pennellato questa seconda manche. E adesso finalmente i grandi favoriti, i tedeschi. Primo binomio di Germania, quello formato da Marco Kutscher e Montender, cavallo intero di 11 anni e non è di origine tedesca, è olandese. Caso raro. Caso raro, più unico che raro direi. Sì. Marco Kutscher, cavaliere nato nel 1975, ha già all'attivo risultati di grande prestigio a livello individuale, ricordiamo il bronzo ad Atene proprio con Montender, oro con la squadra, anche se poi... Gli è successo tutte e due le cose lui, aveva vinto l'oro, l'hanno perso per il doping e sono diventati medaglie di bronzo, era quarto e per il doping del vincitore ha preso la medaglia di bronzo e è diventato terzo. Sean O'Connor. Quinto anche nella finale di Coppa del Mondo a Milano, dunque uno dei tanti cavalieri tedeschi che non possiamo più definire emergenti, perché la sua emersione completa, totale, è avvenuta già da diverse stagioni.
sta saltando in modo incredibile. Sembra che sotto la pioggia si sono veramente ancora più motivati cavalli e cavalieri davanti alla difficoltà. Ha fatto quella linea delle due combinazioni con un margine pazzesco. E poi un po' di refrigerio dopo il caldo dei giorni scorsi. Un altro netto splendido, e questa è la risposta della Germania. Carezze per un impeccabile Montender da parte di Marco Kuscher. Doppio zero, Claudio, spettacolo. Per lui sembra che non ci sono gli ostacoli e neanche la pioggia. Marco Kuscher che certamente vedremo in lizza anche per la classifica individuale. Ed ora si cambia pagina, si torna da capo e vedremo il secondo binomio austriaco. Per l'Austria dunque Jürgen Krakow che monta Looping. Looping è un cavallo intero, di origine olandese e ha 11 anni. Jürgen Krakow ha partecipato una sola volta a una Coppa delle Nazioni in rappresentanza della sua squadra, non ha una grande esperienza internazionale. Squadra austriaca formata da Wolfgang Hochschmeier, Jürgen Krakow appunto che stiamo seguendo, Mario Bickler, Gerfried Puck, probabilmente uno dei più grandi cavalieri austriaci di tutti i tempi è stato quel Ugo Simon, capace di vincere per 3 volte la finale di Coppa del Mondo. Un mostro Ugo, un mostro, ma sta montando ancora, sta montando ancora, specialmente nella stagione indoor, va nei vari concorsi, non in Coppa del Mondo, ma nei vari concorsi dove lo invitano perché lui è uno spettacolo, è conosciuto in tutto il mondo e quando entra raccoglie applausi perché lui non molla mai, attacca le gare e lo spettacolo è assicurato. La gente lo ama moltissimo. Personaggio esuberante che oltretutto ha vinto proprio la prima edizione della finale di Coppa del Mondo e poi si è ripetuto grazie all'indimenticabile ET tanti anni dopo. Intanto sono già 16 però le penalità per Jürgen Krakow. Non sta andando bene certamente l'Austria. In precedenza abbiamo visto Wolfgang Hochschmeier con 20 penalità, conclude con 28. Da dimenticare questo percorso. Ed ora passiamo alla Danimarca che aveva saltato il turno, sono soltanto 3 gli alfieri danesi e dunque vediamo impegnato il primo Michael Abo con Casino. Cavallo intero, di origine tedesca, un Holsteiner di 13 anni. In mattinata 5 errori agli ostacoli, dunque non ha lasciato il segno. Intanto andiamo a dare un'occhiata grazie al computer alla classifica individuale provvisoria che vede ovviamente al comando Marco Kuscher, abbiamo appena sottolineato il suo splendido netto in sella a Montender, in seconda posizione per la Francia Laurent Goffinet con Flipper Dell, in terza Jérôme Dubledam, altro netto seguito proposto in diretta in sella a Nassau e poi lì a ridosso la solita Katarina Hoffel con Nike per l'Ucraina ma molto lontana dai punteggi, 3,79 per Kuscher, 6,59 per Goffinet, 7,62 per Dubledam, per Katarina Hoffel 17,86, dunque nessuna speranza di salire sul podio ma concrete ambizioni per far parte del gruppo dei 25 che disputeranno gli ultimi 2 percorsi e per lei dovrebbe essere già una soddisfazione enorme.
direi, al debutto in un europeo, partita benissimo, non ha, ha fatto solo male la seconda mancia oggi, ma ha di che ritenersi soddisfatta. Adesso è difficile dire, con 17-86 dovrebbe comunque entrare nei 25. I primi tre sono veramente in classifica, in una classifica veritiera, perché erano già davanti all'inizio e sono ancora davanti adesso. Per ora Michael Habbo ha 8 penalità, il suo totale di 31 e 21, è lontano dai primi nella classifica individuale, in 43esima posizione. C'è anche errore sull'ultimo ostacolo, 16 nel tempo di 95 e 15. Questo è il primo riferimento in questa manche conclusiva per la Danimarca. E ora la Svezia. Molin Barriard. No, non parte. Non parte. E dunque un'altra amazzone terribile. Maria Grezer con Spender S. Di Molin Barriard, se vuoi ti posso dire cos'è successo, che stamattina è stata eliminata, ma prima di essere eliminata l'ultimo ostacolo la cavalla non saltava. Ho parlato con Henk Norre, il tecnico della squadra svedese, mi ha detto che Molin Barriard ha avuto un bambino e non ha montato questa, la Butterfly Flip, fino al mese di aprile, è rimasta nella scuderia della proprietaria. La proprietaria ha fatto fare 4 embryo transfer alla cavalla, poi ha ripreso la preparazione, sembrava che andava tutto bene, ma non ha fatto tantissimi concorsi, però ha fatto una prestazione decisamente negativa, hanno preso il sangue immediatamente dopo la prova e i valori del sangue erano un terzo di quello che normalmente la cavalla ha, per cui hanno ritirato la cavalla. Vedo con, non dico soddisfazione, ma che anche all'estero, in paesi di gente che hanno una cultura importante, fanno delle stupidaggini con i cavalli. 4 embryo transfer a una cavalla che poi deve fare un campionato europeo. Henk Norre ha allargato le braccia e ha detto non so cosa dirti. Maria Grezer, 3 errori in mattinata, ora non ne ha ancora commessi. Ha guardato il tabellone perché aveva pure aver toccato la riviera. Tra l'altro il giudice preposto all'acqua, alla riviera, è inflessibile e abbiamo visto combinare 4 penalità a un cavaliere francese che non l'ha presa troppo bene, pensava di aver superato l'ostacolo. Però lì c'è la plastilina, se c'è l'impronta non si può, non si scappa da lì. Male su questa combinazione, sulla seconda gabbia a seguire, 2 errori, entrata e uscita. Cavallo molto potente questo, ma con un anteriore un po' lento. Errore anche su questo verticale, c'è ancora una combinazione. Ultima gabbia per Maria Grezer. E non racconterà probabilmente ai nipotini questo percorso, il totale è abbastanza sconfortante, 20 le penalità per l'amazzone svedese e Rolf Goran Bengtsson sembra un po' solo contro tutti, una squadra che è salita su un podio olimpico recentemente, ridotta veramente al lumicino. Grande la prestazione di Rolf Goran Bengtsson con McKinley netto questa mattina, però i suoi compagni di squadra per un motivo o per l'altro non riescono a dare un valido contributo, ci proverà più avanti Peter Fredriksson, che comunque aveva già commesso 4 errori in mattinata. Ora per la Gran Bretagna William Funnell con Cortaflex Mondrian. Cavallo intero olandese di 11 anni, William Funnell condivide con la moglie Pippa la passione per gli sport equestri, anche se la consorte è specialista del concorso completo, disciplina nella quale ha ottenuto risultati a livello internazionale molto importanti. Una delle più forti al mondo, ha vinto anche quest'anno Badminton. Squadra inglese che sulla carta aveva molto da dire in questo europeo, con John Michael Whittaker, con lo stesso William Funnell che era apparso abbastanza in forma recentemente, soprattutto con la classe di Nick Skelton. Ha
deluso questa mattina William Fanen, 4 errori ma non bene. Ed ora pare che l'intensità della pioggia sia diminuita. Sembra però nella circostanza aver ritrovato la giusta rotta di crociera William Fanel, che è di fronte all'ultima gabbia. Errore sull'elemento di ingresso, bene in uscita. Rimangono 4 le penalità nel tempo di 91 e 98. Sembra che l'intera squadra inglese abbia cominciato a rendere secondo pronostico. 12 le penalità di John Whittaker questa mattina, oggi pomeriggio 6, 16 per William Fanel, ora addirittura un quarto, sole 4 penalità. Per la Francia, Florian Angot monta Feur de Lunet, cavallo intero Sel Français di 12 anni. E per la Gran Bretagna devono ancora entrare i due più forti, Nick e Michael, per cui questa è una squadra che ci sta insidiando parecchio a noi. Beh, in effetti l'Italia sente il fiato di francesi e inglesi ed è un alito pesante, perché in effetti fino all'ultimo Gran Bretagna e Francia cercheranno di salvare la faccia, sia pure sconfitte in modo netto dalla Germania. Intanto c'è un altro errore alla Riviera, segnalato con la solita tempestività. Il giudice, il signor Emilio Roncoroni alla Riviera, giudice italiano. Angot è nato nel 1973, ha partecipato ai Giochi Olimpici di Atene, 39esimo a livello individuale. Ho messo loro anche alle tavole. Otto il totale per Angot, che comunque riesce a migliorarsi. E adesso toccherà all'Italia, che schiera il giovane Andrea Herold con Nanta, una femmina di origine olandese. Ricordiamo la superba prestazione del cavaliere italiano questa mattina, uno dei 7 percorsi netti della mattinata, senza alcuna sbavatura. Speriamo che la prestazione questa mattina gli dia il morale per tenere la pressione che ha adesso in questo momento, perché debuttante ieri, giovanissimo, non gli è venuto benissimo il percorso, oggi ha fatto una prestazione splendida e appunto questo gli deve dare il morale, deve rimanere concentrato perché adesso incomincia a sentire veramente il peso di questo campionato. Siamo ripartiti maluccio con Jerry, per cui è importantissimo il suo percorso. La cavalla è splendida, comunque ha saltato in modo incredibile. Italia dunque che si affida a un giovane talento e a una saltatrice di grandi mezzi per tenere il passo di inglesi e francesi. D'altronde è già un onore
essere testa a testa con due squadre così forti, inarrivabile, lo ripeto ancora una volta, la Germania. Bene anche su questo verticale in bianco e verde. Ora bisogna acquistare velocità per superare la Riviera, rimane impassibile il giudice mentre inquadrato il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Cesare Croce avverte la tensione, superato anche questo Oxer in giallo, bene sulle tavole, ora le due gabbie consecutive, ancora tuoni intanto su San Patrignano, tuoni di classe per Andrea Herold, tre quarti di percorso ma sono ancora diverse le insidie per il binomio azzurro, ancora un brivido, attenzione a questo verticale che è sempre insidioso, superato anche questo, l'ultima combinazione, errore sull'elemento d'ingresso purtroppo, ma tanti applausi per Andrea Herold e per Nanta, un unico errore in tutta la giornata, il netto del mattino, e vedete quanto ci tenga, avete visto l'emozione anche per il giovane cavaliere italiano che si è comportato in modo davvero splendido. Allora Puricelli, per quanto è possibile cerchiamo di spiegare tecnicamente quell'unico errore che il regista Roberto Gambuti ci sta riproponendo. Ma credo che è arrivato un po' vicino, noi da questa postazione siamo davanti al salto, faccio un po' fatica a vedere bene la distanza, è arrivato un po' vicino, mi ha fatto più paura sulla linea precedente, verticale rosso e Oxer rustico 11-12, dove lì ha ripreso un po' forte, alla fine era lontano, la cavalla ha reagito bene, qui è arrivato un po' vicino, la cavalla forse un po' stanca, non ha reagito veramente davanti, ha preso un po' forte la barriera e infatti l'ha risentita un po' uscendo. Comunque è davvero strepitosa la prestazione, la doppia prestazione di Andrea Herold e di Nanta, a un soffio dal doppio netto, un'impresa che per ora è riuscita a Marco Kuscher e a Montender. Prestazione eccellente, veramente complimenti. Abbiamo perso un po' il filo dando spazio come era giusto ad Andrea Herold e a Nanta, adesso è la volta del Belgio che mette in campo il suo secondo binomio, Dirk de Mersman con Clinton. Clinton è un cavallo intero, grigio, 12 anni, un Holsteiner. Intanto ci ha raggiunto in postazione proprio il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Cesare Croce, che abbiamo visto inquadrato fremere in tribuna per uno dei suoi pupilli che si è comportato in modo davvero egregio. Beh sì, con Andrea è un legame affettivo molto profondo, era allievo nel mio centro ippico quando ero direttore tecnico del CIM, per cui quando lo vedo in campo sono molto di parte. Ora poi che corre coi colori italiani nella massima serie, diciamo che è molto bello e molto entusiasmante vedere un giovane così comportarsi in questo modo. Siamo a braccetto con squadre importanti, intanto solo un'interruzione per segnalare le 8 penalità di Dirk de Mersman e di Clinton, stiamo gareggiando alla pari con squadre accreditate come la Francia e la Gran Bretagna. Un quinto posto prima del passaggio, del momento decisivo, lusinghiero, che potrebbe essere uno dei migliori risultati nella storia azzurra all'europeo. La strada è ancora lunga, è difficile fare un commento adesso, però presidente, come vedi il comportamento degli azzurri fino a questo momento? Io credo che la squadra era abbastanza competitiva per il nostro livello attuale, credo che un quinto, sesto posto sia il massimo cui oggi la nostra squadra obiettivamente può mirare in mezzo a una compagine di squadre così forti. Arrivare sesti, scusa l'interruzione, significherebbe replicare il piazzamento di due anni fa. Sarebbe replicare il piazzamento di Donaueschingen e comunque da quello che ho visto in questa prova abbiamo visto delle squadre veramente forti, alcune hanno recuperato rispetto alle disponibilità di cavalli che avevano nel 2003.
penso che l'Italia abbia fatto, stia facendo una buona figura, comunque finisca questa prova, e penso che siamo sulla strada giusta, anche perché abbiamo inserito un giovane come Andrea in questa squadra nuova, abbiamo delle possibilità anche in cavalli come Nadir, che al secondo giro ha un po' sofferto forse la fatica del primo, ma credo che sia un cavallo su cui possiamo contare per il futuro. E sulla strada giusta sembra anche la svizzera Christina Lieber con No Mercy, che in mattinata aveva ottenuto uno dei 7 netti e che non ha ancora commesso un errore, dunque potrebbe replicare le gesta di Marco Kuscher con un doppio netto, ma inutile mettere il carro davanti ai buoi perché c'è ancora una combinazione, l'ultima gabbia. Comincia a surriscaldarsi anche il telecronista della televisione svizzera, giustamente direi, per questo splendido netto della squadra elvetica. Il nome nuovo, uno dei nomi nuovi insieme a quello di Andrea Herold e a quello della Offel, è senza dubbio quello di Christina Lieber, che dà una grossa mano alla Svizzera in grandissima rimonta. Era ottava dopo la prima giornata e poi invece terza dopo la manche mattutina, ed ora va a insidiare addirittura il secondo posto della squadra olandese, anche se Jeroen Dubbeldam ha già messo a segno un netto che potrebbe contribuire alla causa olandese. Proprio gli olandesi saranno i prossimi a scendere in campo con Yves Outakers, con Gran Corrado. Dunque una gara che sta entrando nel vivo e sembra proprio che il terreno di gara abbia retto in modo perfetto, non compromettendo la prestazione dei vari binomi. Vorrei chiedere ancora al presidente Croce un'impressione sull'organizzazione di questi europei da parte della comunità di San Patrignano, un paese il nostro che recentemente, in un passato non troppo remoto, ha ospitato i World Equestrian Games a Roma, la finale di Coppa del Mondo a Milano, e ha avuto l'onere e l'onore di ospitare anche un campionato continentale per la prima volta nella storia. Intanto problemi per il binomio olandese, per la prima volta nella storia di una comunità per il recupero dei tossicodipendenti. Ma noi abbiamo accettato questa che vorremmo definire una sfida insieme alla famiglia Muccioli, a Giacomo in particolare, quando è stata proposta questa candidatura, una sfida che sapevamo vincente perché conosciamo le capacità organizzative di questo centro e conosciamo l'entusiasmo e le capacità anche di tutto il gruppo di ragazzi, come vengono chiamati i ragazzi di San Patrignano, che lavorano con un entusiasmo e con una passione incredibile. Il fatto di aver avuto anche la possibilità di seguire il loro cavallo Nadir, nato in comunità e quindi allevato da loro, credo che sia stato un elemento in più. Per quanto riguarda invece in genere le organizzazioni, io credo che siamo veramente riusciti a portare tutto quello che era possibile portare in Italia, che da anni mancava, che non c'era mai stato, con ottimi risultati, e questa è l'ulteriore dimostrazione. Credo che sia un campionato organizzato in un modo perfetto, il terreno, nonostante le problematiche che può portare un terreno in erba, tant'è vero che molto spesso ormai si tende a utilizzare la sabbia, il terreno in erba è stato perfetto, ha tenuto nonostante la pioggia insistente. Io credo che sarà un campionato che tutti ricorderemo con grande affetto e con grande stima per gli organizzatori e per i ragazzi di San Patrignano che sono stati gli artefici di questo successo. Sono 16 intanto le penalità per il binomio olandese e questo compromette un po' la situazione, però vi ricordo che ciascuna squadra può scartare il peggior risultato di ogni manche e dunque è facile prevedere che questo 16 non graverà più di tanto sulle spalle della squadra olandese. Staremo a vedere. Intanto ringrazio il presidente Cesare Croce, in bocca al lupo per i percorsi azzurri rimanenti, quello di Bruno Chimirri e quello di Juan Carlos Garcia. Crepi. Torniamo alla gara dopo gli olandesi che avevano concluso la mattinata in seconda posizione. Ora torniamo alla squadra tedesca che schiera Christian Allman con Koster.
Vediamo se Christian Allman seguirà la falsariga di Marco Kuscher e dunque replicherà il netto. Un Christian Allman in splendido momento, già da diverse stagioni si sta mettendo in mostra a livello internazionale, è lui il campione in carica, avendo vinto il titolo continentale nel 2003 a Donaueschingen, un podio interamente tedesco allora, con in seconda posizione Ludger Beerbaum e Goldfever, e in terza proprio Marcus Henning con For Pleasure. È in grande forma, l'abbiamo visto anche a Roma, doppio netto in Gran Premio, vince il Gran Premio Roma, è un ragazzo che è sempre stato valutato tra i più forti giovani di Germania, con questo cavallo è veramente esploso, già vincitore del campionato europeo di Young Rider quando aveva 20 anni, per cui non conosciuto nel circuito internazionale, ma in Germania sapevano di avere in squadra, in casa, un giovane fortissimo. Un brivido all'elemento d'ingresso della seconda gabbia, qualcosa più di un brivido, e ricordo l'errore. Che c'è l'errore, e dunque Christian Allman, che era il leader fino a questo momento della classifica individuale, è scavalcato da Marco Kuscher, che rimane a 3,79. Conclude con 4 penalità nel tempo di 86 e 75, e dunque 6 e 21 per pochi centesimi di penalità, 6 e 21 è davanti a Laurent Goffinet, però è alle spalle di Marco Kuscher. Dunque anche a livello individuale si profila una gara serratissima fra i portacolori tedeschi. Al comando Marco Kuscher, Montender in seconda posizione, Christian Allman con Koster in terza per la Francia, Laurent Goffinet con Flipper Dell in quarta, Joren Dubbeldam, Olanda con Nassau, e poi abbiamo per ora in sesta posizione Andrea Herold con Nanta, che si sta comportando davvero in modo eccellente. Ma la gara è ancora lunga, si volta ancora una volta pagina e si torna ai decimi in classifica, vale a dire agli austriaci, che mandano in campo Mario Bickler con Top Place Landiaggio. Questo binomio, 10 e 17 primo giorno, poi 28 in mattinata, e in 52esima posizione con un totale di 38 e 17. Poco da dire su questa gara e anche sulla graduatoria individuale. Precedenza per l'Austria, bottini pesanti sia per Wolfgang Oschmeier, 20 penalità, che per Jürgen Krakow addirittura 28. Ora Mario Bickler, che comunque già 12, 3 gli errori, e c'è ancora una gabbia che è rifiutata dal suo saltatore. L'ha tirato via lui, Claudio. Non aveva più una buona distanza, alla fine ha fermato il cavallo. Comunque c'è errore, dunque siamo già a 16, un errore poi replicato in ingresso e in uscita, 24, c'è anche un'infrazione di tempo. Sentiamo quale sarà il totale, 27 per il binomio austriaco. Austria che comunque può già ritenersi soddisfatta di essere entrata fra le prime 10. Ora la Danimarca con Tina Lund monta andante. Tina Lund, Puricelli, che lo scorso anno, intanto vediamo proprio confermata la tua impressione con il cavaliere austriaco, che vista la distanza sbagliata ha optato per la fermata, anche se poi
è stata una tattica che non ha pagato, perché ci sono stati due errori sulla gabbia, diciamo, di Tina Lund, che abbiamo visto impegnata in qualche tappa di Coppa del Mondo la scorsa stagione con esiti molto molto incoraggianti. Beh, ha vinto addirittura due tappe di Coppa del Mondo con due barrage veramente a sorpresa, ha veramente sorpreso tutti quanti. Poi è andata alla finale a Las Vegas, non era così in forma, però anche per lei è giovane, un'ottima esperienza e ha dato dimostrazione di essere altamente competitiva. Poi soprattutto questo calo è veramente bravo. Andante è una femmina di 11 anni, mentre per Tina Lund classe 1981, dunque ancora una carriera rosea davanti. Anche se sarà difficile dare un contributo alla squadra danese, che pure ha al suo interno un cavaliere di ottimo livello come Thomas Vaelin. Lo so Claudio, però partire in tre in un campionato europeo è già un'impresa difficile. In più Michael Abo ha deluso decisamente, 20 e 16 nelle due manche. Te le porti a casa tutte le penalità, non puoi scartare mai un risultato, mentre anche vedi per esempio per l'Olanda sono in quattro, il quarto cavaliere di Vautakers ha fatto 20 e 16 ma se lo sono scartato e sono per il momento secondi in classifica. Troppo importante essere in quattro. Adesso un po' di quiete dopo quella tempesta, dopo quel temporale, sembra poter fare capolino fra le nubi anche il sole pallido. 12 penalità nel tempo di 92 e 03. È comunque la migliore fino a questo momento, dopo toccherà a Thomas Vaelin. Adesso la Svezia, Peder Fredriksson monta Magic Benson, cavallo intero di origine tedesca, 11 anni, un Holsteiner. In precedenza abbiamo visto soltanto il percorso di Maria Grezer con Spender S, a dimenticare 20 penalità, ha dovuto rinunciare al suo impegno. Molin Barriard, non in condizione, Butterfly Flip. Vi ricordo che le squadre stanno mandando in campo i loro terzi binomi, almeno il discorso vale quasi per tutti, tranne che per le formazioni che dispongono soltanto di tre binomi che hanno saltato il primo turno. Dunque ci si avvicina alla fase risolutiva, quella che dispenserà le medaglie e delineerà il podio di questo campionato europeo. Quanto riguarda la classifica a squadre, ma ciascun percorso è valido anche per la graduatoria individuale. Relativamente a questo discorso, vi ricordo che gli ultimi due percorsi sono in programma domenica. Il primo dalle 16 alle 17, il secondo dalle 18 alle 19. E ve li proporremo sempre su Rai Sport Satellite, lo ripeto, domenica in diretta. Errore sull'elemento d'ingresso della gabbia, 90-08 il tempo, è comunque un buon percorso per un cavaliere dai risultati altalenanti, però dall'esperienza ormai consolidata. Sì, decisamente meglio in questa seconda manche, aveva fatto 16 nella prima, un buon giro, errore solo all'ultima combinazione. Partito abbastanza bene ieri, primo percorso deludente, ma adesso arrivano la Svezia. Se Maria Grezer non avesse fatto 20 penalità poteva essere ancora una brutta concorrente per noi, perché aveva 41 penalità e un errore va e viene.
Ma ecco, dando un'occhiata proprio alla classifica a squadre, possiamo dire che Gran Bretagna e Francia in questo pomeriggio hanno fatto meglio degli azzurri, però il Belgio, che ci precedeva in classifica, è andato maluccio con le 13 penalità di Ludo Philippaerts e le 8 di Dirk de Meersman. Sì, hanno 21, noi abbiamo 20. È molto importante il terzo percorso per tutte e due le squadre, però la Gran Bretagna e la Francia, che erano dietro di noi, stanno facendo meglio, per cui questa è forse più la preoccupazione. Intanto un sole ora più convinto sul campo ostacoli di San Patrignano. Campo per gli inglesi, Nick Skelton con Arco, di nome inossidabile. Anche loro possono sbagliare, c'è errore alle tavole. Arco, cavallo intero di origine tedesca, 11 anni, Oldenburg. Nick Skelton, uno dei migliori cavalieri del circuito internazionale, grande esperienza per lui, alle spalle anche un infortunio due stagioni fa che lo ha tenuto lontano dalle competizioni e poi è rientrato a livello internazionale, se non ricordo male, proprio al concorso ippico di Roma, Piazza di Siena. No, con questo calo è iniziato prima, poi dopo giustamente a livello internazionale importante proprio Piazza di Siena, intanto al secondo errore sull'ultimo stacco. 8 nel tempo di 90 e 41. Ancora molto fluida la situazione, anche perché saranno decisivi gli scarti possibili da effettuare. Al termine del terzo giro i cavalieri possiamo incominciare a fare qualche calcolo in più, adesso è ancora un po' presto. Intanto la grinta di Nick Skelton, immortalata dalle telecamere dell'esterna 1 di Bologna, sempre impietoso il regista Roberto Gambuti, che spesso e volentieri ci ripropone gli errori, d'altronde così ci aiuta a capire il motivo di queste difficoltà. Vediamo come risponde la Francia, intanto schierando un cavaliere che in sella di Land de Sef ha vinto un'edizione della finale di Coppa del Mondo, quella proprio ospitata dal nostro paese, da Milano. Bruno Bruxaut nella circostanza monta Oligan de Rosil, cavallo intero di 10 anni, Sel Français, cavaliere dotato forse non di uno stile impeccabile ma di grandissimo temperamento. Poi abituato a montare cavalli particolari, anche difficili. Di Land de Sef, che ha avuto un infortunio grave durante i giochi olimpici di Atene, si è temuto addirittura per la possibilità di rivederlo in gara. Pare che i tempi siano certo lunghi, però che il cavallo, che è fuori classe direi, dotato di un'elevazione, di un'agilità incredibili, di un rispetto incredibile, può tornare all'attività agonistica. Questa è una buona notizia per i francesi. Tanto lui questa mattina aveva fatto una brutta prima manche con 16 penalità, adesso stava andando bene, c'ha due errori nella combinazione. Francesi che hanno una grandissima tradizione in questo settore, è arrivato il terzo errore intanto, tradizione grande, che hanno vinto un po' in tutto il mondo a tutti i livelli, però c'è questa macchia, questa ombra che riguarda il campionato europeo. Non gli è mai andata bene, perché comunque hanno vinto campionati del mondo a squadre, ma hanno sempre avuto la Super League. Sì, hanno sempre avuto dalla loro la buona sorte, tante volte. Beh, comunque sono stati spesso competitivi, non lo è stato in questa circostanza Bruno Bruxaut, 20 penalità, e dunque si complica la situazione della Francia, ed è estremamente importante il percorso del terzo binomio italiano, quello che entra in campo fra gli applausi. Bruno Chimiri e Lanknecht devono cancellare con una prestazione d'orgoglio la bruttissima mattinata, 28 penalità per loro, e non è certamente un risultato che si confà alla qualità di questo binomio. L'augurio è che si sia trattato di un incidente di percorso e non di stanchezza o di qualche problema fisico.
Bruno Chimirri, cavaliere calabrese, che ha chiuso in crescendo la sua esperienza olimpica. Aveva cominciato ad Atene forse non con il piede giusto, poi negli ultimi percorsi è sembrato vitale, convinto, ed ora deve cercare di dare una mano a una squadra italiana che è alla ricerca di un risultato di prestigio in questo campionato europeo, una rassegna continentale che non ci ha mai visto sul podio a squadre. Tra l'altro la gara per equipe è stata varata nel 1975. Superate anche le tavole con trepidazione su ogni ostacolo, il pubblico. Ora serie terribile di due combinazioni, due gabbie per Langnet che se la cava sulla prima, errore sull'elemento d'ingresso e poi un'uscita sulla seconda. In un secondo poco più sono piovute 8 penalità, d'altronde questa è la legge spietata di questa disciplina. Un po' di fortuna anche per noi su questo verticale. Ora l'ultima gabbia. Eh sì, non male tutto sommato, 8 penalità. Bruno Chimirri con grande professionalità direi ha saputo tirarsi fuori da una situazione che poteva diventare veramente difficile, ha limitato Puricelli i danni in questa circostanza. No, è stato veramente bravo perché con quei due errori nella gabbia poteva andare un po' in crisi, invece ha tenuto fino alla fine, visto che poi la combinazione finale è abbastanza difficile. È importante queste, sono importanti queste 8 penalità che possono sembrare tante qualche volta, ma questa, in questo caso sono giuste. Se possiamo scartare le 16 Gerry con un buon giro di Juan Carlos, penso che possiamo anche addirittura migliorare di una posizione. Attenzione, non voglio che ti sbilanci. Ci proviamo. Dicevo dell'albo d'oro di questo europeo, sempre a digiuno per quanto riguarda la classifica a squadre, però abbiamo ottenuto qualche medaglia. Nel 1957, nella prima edizione a Rotterdam, il bronzo per Salvatore Hoppes con Pagoro, poi Piero Dinzeo, argento ad Aachen nel 1958 con De Rock. A Parigi è arrivato l'oro per Piero Dinzeo con Uruguay e The Quiet Man, allora si potevano montare due cavalli. Poi ancora un argento per il grandissimo Piero Dinzeo con Pioneer e The Rock, quindi ancora una medaglia d'argento per lo stesso Dinzeo con The Rock. E l'altro sigillo indimenticabile per Graziano Mancinelli nel 1963 a Roma con Roquette e con The Rock. Graziano Mancinelli che, lo ricordiamo, vinse nel 1972 la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Monaco. Grande cavaliere. Ci siamo dilungati un po' sugli azzurri, come d'altronde era giusto, azzurri che stanno lottando per un posto al sole in questa classifica a squadre. Fatto errore il verticale numero 11. Si tratta di Jos Lansing per il Belgio con Cavalor Cumano, cavaliere che è anche in buonissima posizione nella classifica individuale, olandese di nascita, proprio per l'Olanda ha ottenuto risultati di rilievo, ora gareggia per il Belgio. 4, rimane unico l'errore di Jos Lansing che comunque resta in corsa nella gara individuale, dà una mano anche alla squadra. In precedenza 13 penalità per Ludo Philippaerts, 8 per Dirk De Mersman e ora le 4 di Jos Lansing. Per la Svizzera Fabio Crotta monta Madame Pompadour, una Svizzera lanciatissima che chiede a Fabio Crotta un'altra impresa dopo il bel percorso della mattinata. Ricordiamo
soltanto 4 penalità per il binomio elvetico nel round di questa mattina. La Svizzera, che ha già vinto 3 volte la medaglia d'oro ai campionati europei, nell'83 a Ixted, nel 93 a Gijón e nel 95 proprio in casa a San Gallo. Madame Pompadour, una femmina di 10 anni, sel français, Fabio Crotta, che praticamente un uomo con la valigia, come quasi tutti i cavalieri del circuito internazionale, si sposta un po' ovunque dove ci sono concorsi di rilievo, è venuto spesso anche nel nostro paese. E insieme a Steve Gerda in questo momento è il punto forte della squadra svizzera, perché abbiamo già sottolineato che Marcus Fuchs non dispone di un saltatore all'altezza della sua fama. E Cristina Lieber, che ha fatto doppio net, certo, oggi, ma c'è un errore tanto. Dunque è una Svizzera giovane, sì, e possiamo dire che si tratta di una svolta del dopo Melliger, del dopo Fuchs. Sicuramente, perché Melliger ha mollato un po', Marcus anche lui non è più, non ha un cavallo così competitivo. Vediamo cosa succede a quest'ultima combinazione, perché ti dico subito anche perché. Perché la Svizzera a questo punto ha sicuramente una medaglia, senza aspettare l'ultimo giro di cavalieri. Quindi una Svizzera sul podio, infatti, può scartare probabilmente un risultato antipatico come le 8 penalità di Fabio Crotta, perché dopo ci sarà Steve Gerda, può contare sul netto di Cristina Lieber e sulle 4 penalità di Marcus Fuchs. Per l'Olanda ora Leon Thyssen monta Nairobi, cavallo intero di 10 anni di origine olandese. Leon Thyssen, che aveva cominciato veramente alla grande questo campionato continentale, ha fatto bene, però questa mattina ha fatto ancora bene con 4 penalità. Il mio però è rivolto adesso, severo, sì, no, il mio però è rivolto adesso, perché con le 16 di Riva Utakers il suo percorso per le medaglie è importantissimo, per le medaglie di argento e bronzo, penso, perché la Svizzera può recuperare e l'Olanda perdere questa posizione che ha acquisito nella mattinata. Un'occhiata ancora alla classifica individuale. Al comando Marco Kutscher, Germania, un altro tedesco al secondo posto è Christian Allman, poi il francese Laurent Goffinet, in quarta posizione l'olandese Joram Dubbeldam, in quinta Cristina Lieber per la Svizzera, e questa è un'autentica sorpresa, a precedere Jos Lansing, Belgio, al sesto posto. In settima posizione, questa è un'altra sorpresa graditissima, Andrea Herold con Nanta. E in ottava posizione proprio lo svizzero Fabio Crotta con Madame Pompadour. È scesa in decima posizione Katharina Hoffel, mentre addirittura undicesimo è Nick Skelton. Nomi importanti poi più indietro, come quelli di Marcus Fuchs, di John Whittaker, di Ludo Philippaers, a testimonianza della selettività di questo campionato. Seguiamo il percorso del binomio olandese Leon Thyssen e Nairobi, che hanno già commesso 2 errori all'ostacoli quando si avvicinano alla parte conclusiva del tracciato, errore anche su questo verticale. Superata l'ultima gabbia, 12 penalità nel tempo di 87 e 12, dunque la Svizzera si fa sotto a grandi passi, momento di defiance per l'Olanda, situazione ancora molto fluida, per ora 28 le penalità per la squadra olandese, davvero un bottino pesante, però probabilmente riusciranno gli olandesi a scartare le 16 di Riv Outaker, e invece prosegue con il vento in poppa la squadra tedesca, che ora schiera Meredith Michaels Berbaum, che monta Checkmate. Meredith Michaels Berbaum, vincitrice della finale di Coppa del Mondo a Las Vegas, Puricelli, e non solo. Ma è fortissima, l'anno scorso ha vinto il Riders Tour,
ha vinto la finale top 10 a Ginevra, quest'anno la finale Coppa del Mondo, l'anno scorso era seconda nella finale Coppa del Mondo, però hai visto, è andata a far vedere a Checkmate la combinazione finale su due fossi, perché questa mattina era netta fino all'ultima combinazione, è arrivata, ha lasciato per saltare il cavallo, invece Carlo gli ha guardato, è cascata nella prima ox, ha recuperato con due tempi di galoppo, ma ha fatto errore anche all'uscita, gli è andata bene perché se il cavallo si fermava doveva ripetere, non so fino a che punto riusciva. Meredith Michaels Berbaum, Checkmate. Cavallo intero di 10 anni di origine tedesca, un annoverano. Intanto abbiamo una gradita presenza al nostro microfono, si tratta di Rodrigo Pessoa, per lui 3 vittorie in altrettanti finali di Coppa del Mondo, già campione del mondo, titolo conquistato a Roma, poi campione olimpico. Dunque Rodrigo, hai vinto tutto, stai studiando i tuoi avversari, qui c'è l'equitazione che conta perché l'Europa ormai è il faro per la vostra disciplina, anche se tu cerchi di dare molto fastidio ai colleghi europei. Sì, certo, per me è un'opportunità di vedere i cavalli e cavalieri senza il stress del concorso e abbiamo veramente i binomi più forti qua a questo campionato. Sto cercando di sondare i personaggi che ci sono qui, intanto un momento di imbarazzo per Meredith Michaels Berbaum. In ingresso dell'ultima gabbia, sono 4 le penalità per l'amazzone americana di nascita, tedesca per matrimonio. Dicevo Rodrigo, sto cercando di capire che cosa pensano personaggi importanti di questo ambiente, neutrali, dell'organizzazione di questi europei da parte di San Patrignano. Ma credo che hanno fatto veramente bene, hanno già qualche anno di esperienza. Ma si vede che tutto è fatto nel dettaglio più importante, tutto fatto veramente il meglio possibile, hanno fatto un lavoro straordinario qua in comunità. Intanto Rodrigo, con questo percorso, con le 4 penalità di Meredith Michaels Berbaum, la Germania praticamente si è aggiudicata la medaglia d'oro, dunque replica il successo ottenuto 2 anni fa a Donaueschingen. Vorrei chiedere, intanto, quando ti rivedremo all'opera e magari all'opera in Italia? Credo, non sono sicuro ancora, ma credo la prossima volta la tappa di Coppa del Mondo a Verona, forse. Dipende un po' del calendario, come vanno la Coppa del Mondo per me, ma normalmente è Verona. Sì. No, devi venire per forza, perché in Italia hai il maggior numero di tifosi, Brasile a parte naturalmente. C'è proprio una colonia di appassionati che vengono a vedere i concorsi perché ci sei tu, perché ricordano la simpatia di papà Nelson e riconoscono in te l'ideale testimone e testimonial, direi, di questa disciplina. Poi vorrei da parte tua anche un pronostico sulla gara individuale. Per me credo Marco Kutscher. Marco Kutscher sembra, il tedesco sembra veramente molto buono, cavallo ha saltato 2 giri impeccabile. Certo che domenica sono 2 giri molto forte, molto grosso, le cose possono cambiare un po', ma è un ragazzo che è freddo, ha l'esperienza per tenere al fine. Questo è il mio pronostico per domenica, Marco Kutscher e Montender. E Rodrigo, per quanto riguarda le sorprese di questo campionato europeo, i nomi emergenti, i nomi nuovi, hai visto qualche cavaliere di talento? Beh, certo che abbiamo come la squadra svizzera insieme a Marco Fuchs, che lui è già uno dei più alludi probabilmente più a Cristina Lieber, che è un cavallo molto buono, le ha montato veramente bene, e la nuova è la base adesso della nuova squadra di Svizzera, Crota, Gerda e Lieber, questi sono nomi che vedremo adesso durante tanti anni. È stata una bella sorpresa di vedere una squadra giovane così facendo veramente bella figura. Grazie a Rodrigo Pessoa, intanto siamo tornati all'Austria, grazie ancora a Rodrigo. Sono 12 le penalità per Gerfried Puck e dunque abbiamo il totale per l'Austria che è di 134 e 48.
134,48 per l'Austria, è il primo totale e dunque è cominciata la serie degli ultimi binomi. Ora la Danimarca tirerà le somme della sua prestazione di squadra affidandosi a Thomas Velin. Per quanti si fossero posti in ascolto in visione soltanto adesso, vi ricordo che siamo nella manche decisiva per l'aggiudicazione delle medaglie della prova squadra del campionato europeo di salto ostacoli. Sono rimaste le migliori 10 squadre, gli altri concorrenti partecipano a livello individuale e anche i percorsi che stiamo vedendo contribuiscono a definire la classifica individuale. Abbiamo parlato di sorprese, di talenti emergenti, di grandi imprese, abbiamo sottolineato quella della svizzera Christina Lieber, doppio netto in questa prova molto impegnativa, ma ci fa piacere sottolineare la grande prestazione di Andrea Herold che è stato impeccabile in mattinata, ha commesso un solo errore nel pomeriggio con Nanta. Complimenti Andrea. Allora diciamo che la pressione, l'emozione per un impegno così importante si è immediatamente dissolta, hai montato come un veterano. Sì, non proprio come un veterano, la tensione c'è sempre in gare di questo livello. Come primo anno senior penso di aver retto abbastanza lo stress della gara. All'ultimo c'è stata un pochettino un'imprecisione da parte mia. Era evitabile quell'errore? Io penso di sì, perché la cavalla stava saltando talmente bene che potevo evitarlo, solo che dopo qualche sforzo ho voluto assicurarmi un po' troppo la gabbia e è venuto un errore. Insomma, un errore da parte mia, però sono molto contento di questo campionato. Che aria si respira in squadra in questo momento? Si intravede la possibilità di un piazzamento di prestigio? Sì, siamo lì che stiamo lottando adesso nel risultato di Juan Carlos. E vediamo, siamo ancora lì, siamo ancora in possibile posizione. Abbiamo intanto il totale anche per la squadra danese dopo le 8 penalità di Thomas Velin, cavaliere di grande prestigio. La Danimarca si ferma a 93,04 e dunque scavalca l'Austria, ma siamo ancora nelle posizioni di coda. Ora tocca alla Svezia e vediamo se anche Rolf Göran Bengtsson con il suo McKinley riuscirà a portare a casa il doppio netto. Andrea, sei in lizza anche per un buon piazzamento nella classifica individuale. A questo punto l'ingresso nei migliori 25 è scontato, scontatissimo. Qual è il tuo obiettivo nella giornata di domenica? Il mio obiettivo nella giornata di domenica è sicuramente mantenere la concentrazione e la calma, avere la certezza di avere una cavalla con tutte le possibilità, i mezzi e le potenzialità per poter saltare ancora due giri di questo livello. Niente, mantenere la calma senza farmi prendere dall'emozione di questo mio primo campionato senior. Per quanto riguarda Nanta, pensi che arriverà al top della condizione anche usufruendo di una giornata di riposo? Sicuramente la giornata di riposo è di molto aiuto, comunque la cavalla regge il giro, salta bene, anzi il secondo giro io ho trovato delle reazioni molto positive, anche più di stamattina da parte della cavalla, quindi vuol dire che è fresca, ha avuto un periodo di riposo prima di questo campionato e la sento molto in forma. Intanto mi comunicano che McKinley ha perso un ferro in campo prova, dunque qualche istante prima di vedere all'opera l'ultimo binomio svedese, Rolf Göran Bengtsson e McKinley. Vi ricordo squadra svedese orfana di Volin Barjar, eliminata in mattinata, poi non ha ripresentato la sua butterfly flip, dunque gli svedesi sono rimasti in tre e fra l'altro non avevano eccessive velleità di piazzamento. Ringraziamo Andrea Herold, ancora complimenti per due percorsi, non voglio dire immacolati, però che hanno rasentato la perfezione. Questo non lo dico io, ma lo dicono i numeri: netto in mattinata, un solo errore nel pomeriggio. Torniamo alla gara in attesa di Rolf Göran Bengtsson. Non sappiamo se il cavaliere svedese entrerà fra qualche istante oppure se la giuria consentirà a qualche altro binomio di entrare, così non è.
non si può, anche perché proprio un eventuale ribaltamento dell'ordine d'ingresso in campo potrebbe avvantaggiare una squadra oppure svantaggiarne un'altra. Da regolamento bisogna aspettare dunque che il maniscalco faccia il suo lavoro. Abbiamo sentito di diversi cavalli che hanno perduto dei ferri in campo prova, Puricelli. Ma è una cosa che capita regolarmente, Claudio, soprattutto poi quando c'è una gara in campo verde. Qualche ferro l'hanno perso anche in campo e può capitare anche in campo prova. Ci sta nel... I cavalli in campo prova saltano anche parecchio e sono sempre sotto sforzo, logicamente qualche volta si possono anche raggiungere, non è che arrivano qui sferrati, arrivano preparati a puntino, però è un incidente all'ordine del giorno. Purtroppo in questo caso fa perdere un po' di tempo, ma il danno peggiore credo che sia per chi perde il ferro, perché come abbiamo già spiegato deve rimettere il ferro e ricominciare il riscaldamento anche un po' più velocemente, e crea del nervosismo, poi magari il cavallo fa un salto fatto male e il cavaliere comincia a preoccuparsi. Adesso questo è Rolf Goran Bengtsson, un cavaliere di ghiaccio fortissimo con un cavallo molto buono, magari non gli cambia niente, però a questo livello anche i piccoli particolari contribuiscono a favore o a sfavore del risultato. Intanto stavo dando un'occhiata alla situazione che coinvolge Gran Bretagna, Francia e Italia, scartando il loro peggior risultato, e Belgio. Hanno tutti più o meno... Ho fatto due conti per intrattenere il tempo così. La Gran Bretagna in ogni caso da 40 penalità della prima manche deve già sommare 2-4 penalità, fanno 48 sicuro. La Francia deve sommare un 12 dalle 35, va a 47 e spiccioli, 47-48, 48-03. L'Italia ha obbligatoriamente per scartare i 16 di Gerry Smith i 4 e gli 8 e va a 46. Il Belgio, se scarterà il 13, l'8 e 4 per forza se li deve portare, che sono i due risultati migliori, va a 42. La Svizzera è già a quota 30, mal che la vada, per cui ha una medaglia in tasca. La Germania ha già vinto e l'Olanda invece deve per forza portarsi un 12 che va a 35. L'ultimo percorso olandese qui deciderà la medaglia. Rischia di dilapidare tutta la sua dote la squadra olandese. Hai dato un po' i numeri, Emilio, in effetti può risultare ostico per gli ascoltatori un discorso del genere. Sarà più semplice man mano che vedremo gli ultimi percorsi, speriamo di riuscire a chiudere in tempo perché abbiamo ancora meno di un quarto d'ora. Ancora vedere 8 percorsi. Deve fare veloce, speriamo che quando ci hanno comunicato del ferro stavano già rimettendolo. Ancora non si vede spuntare, però vedo un po' di animazione nella zona dell'ingresso. Eccolo lo svedese Rolf Goran Bengtsson con McKinley. McKinley, cavallo intero di origine olandese di 11 anni, ben plasmato da questo cavaliere di grande esperienza, e fra poco avremo il totale anche per la Svezia. Per ora abbiamo le penalità complessive dell'Austria 134-48, tantissime, della Danimarca 93-04, ora la Svezia, poi Gran Bretagna, Francia, Italia, Belgio, Svizzera, Olanda, e probabilmente non vedremo, no, lo vedremo all'opera perché il suo percorso interessa la classifica individuale, perché se fosse una Coppa delle Nazioni normali Marcus Henning resterebbe volentieri a casa. Ma magari noi non faremo in tempo a vederlo in televisione, ma tanto la Germania ha già vinto. Importantissimo il percorso di Bengtsson, perché con zero andrebbe al comando della classifica provvisoria individuale. Lui ha 2.22 di... come punteggio. 2.22, esatto. Percorso netto nella prima manche, per lui questo percorso è fondamentale, per lui c'è più l'errore, che per la sua squadra che ormai è fuori dai giochi. Strano questo errore alla triplice, non l'ho capito.
vorrei proprio rivedere perché ha toccato. Certamente sarai esaudito dal regista Roberto Gambuti, ora le tavole, bene. Questo cavaliere l'anno scorso ha vinto la Brezzi 6 Gran Premi internazionali con questo cavallo. Lì. Errore replicato, 8 penalità. Dunque perde terreno anche in graduatoria individuale Bengston. Va già a 10. Ricordiamo Marco Kuscher al comando, Christian Allmann in seconda posizione, Laurent Goffinet in terza, rispettivamente con 3,79, 6,21, 6,59. Arriva anche il terzo errore, 12 le penalità per il cavaliere svedese. Benson 12, quindi va a 14,22, risultato che in questo momento gli dà l'ottava posizione in classifica provvisoria, quindi sicuramente dunque il totale per la Svezia è di 77,75. Allora, decima l'Austria, nona la Danimarca e si può dire tranquillamente anche ottava la Svezia, se non succedere, ma non credo perché gli altri sono a 48, 47, 30 penalità, no, non può succedere, anche scartando, togliendo cose, niente, questa è la classifica al contrario delle ultime tre. Ora la Gran Bretagna, riepiloghiamo la situazione. Dopo la mattinata un totale di 40,03, nel pomeriggio 6 penalità per John Whittaker, 4 per William Funnell, 8 per Nick Skelton ed ora tocca a Michael Whittaker che monta a Portofino, binomio che ha ottenuto la medaglia d'argento, il secondo posto nella finale di Coppa del Mondo di Las Vegas, dunque squadra inglese che si affida alla grande esperienza di Michael Whittaker che però non è apparso brillantissimo questa mattina con due errori, vediamo se come spesso gli è accaduto nei momenti importanti saprà ritrovare i suoi motivi migliori e soprattutto a tirar fuori il massimo da Portofino. E come diciamo spesso poi la differenza la fanno i cavalieri in questo caso perché i cavalli non sanno bene che cosa gli dobbiamo far fare ma i cavalieri fanno la differenza. Qui ha rischiato perché è andato molto vicino. Intanto ringrazio i colleghi di Rai Sport Satellite, c'è errore alle tavole perché mi hanno comunicato che potremmo seguire la gara interamente fino alla conclusione, come giusto, anche perché questa è una gara che assegna medaglie. Errore sull'elemento d'uscita della gabbia, della seconda gabbia di quella dirittura. Dunque già 8 le penalità. Totale della Gran Bretagna è 58, ormai devono scartare un 8, quello di Nico, quello di Michael se finisce con 8. La Gran Bretagna finisce a 58. E 0-3. Rimangono 12 le penalità per Michael Whittaker. E dunque abbiamo il totale anche per la Gran Bretagna, scusa se ti ho corretto, ma quello 0-3 potrebbe essere fondamentale per evitare un barrage. E questo è proprio un regolamento studiato apposta che è frutto dei parametri relativi alla prima giornata con i disavanzi della categoria di caccia trasformati in punti negativi. Comunque anche con questo sistema può succedere che poi due squadre o due cavalieri alla fine hanno lo stesso punteggio, eh? Sì, può accadere, però è effettivamente complicato. Più difficile. Allora, facciamo un po' di conti. 35,48 il totale in mattinata della Francia, più 12 sono 47,48. Dunque hanno due barriere a disposizione per precedere gli inglesi, i francesi. Con la terza barriera si porterebbero in vantaggio gli inglesi. Dato che la matematica non è mai stata il mio forte, Puricelli, se mi sbaglio, correggimi. Delusione per la prima manche per Michele Carro oggi, ha fatto ieri un bel giro netto, ho parlato molto bene di questo cavallo, gli appassionati conoscono, ma stamattina... Appunto Michele Carro con uno dei tuoi cavalli preferiti che è Cannam.
però questa mattina ha fatto 4 errori e poi 4 errori un po' così, non mi sembrava bello determinato Michele Carr, voglioso di aiutare un po' il cavallo, forse si affida un po' troppo ai grandi mezzi questo cavallo, e sono 4 errori, mi sembrano un bottino fuori dalle possibilità di questo cavallo. Questo è un... Vedete il capo equipe Jean-Maurice Bonneau, intanto c'è il primo errore e qui ha rischiato il secondo, che ha vinto lasciato... tanto Il secondo errore sta deludendo il cavallo preferito, deve aiutare un po' di più. Terzo errore, dunque andiamo a 59, la Gran Bretagna è davanti alla Francia. Sussulto degli inglesi, anche se la prestazione di Michael Whittaker non è stata impeccabile, 12 penalità, però delude anche Michele Carr, che conclude nell'89, 14, 12 le penalità per il binomio francese. Abbiamo il totale anche per la squadra transalpina che è di 67 e 48. 67 e 48, dunque scivola alle spalle della Gran Bretagna. No, e come fa a essere 67? 47. Scusa, 59 e 48. 59 e 48, chiedo scusa. 59 e 48, comunque è alle spalle per un punto della poco Gran più Bretagna. Della Gran Bretagna. Ed ora l'Italia. Tocca a noi. Allora, facciamo un po' di calcoli anche qui. 34-78 al mattino, poi nel pomeriggio 16 per Jerry Smith, 4 per Andrea Herold, 8 per Bruno Chimirri ed ora Juan Carlos Garcia con l'oro piana Albin. Abbiamo 12 da sommare sicure, diventano 46-78. Andare 59, e qui c'è già un errore. Perché... errore imprevisto, il numero 2, il cavaliere colombiano di Bogotà, naturalizzato italiano prima dei giochi olimpici di Atene, che ha disputato con onore fino all'ultima giornata, facendoci anche sperare. Ora la Riviera, 4,30 m superata, salta splendidamente la Riviera. Prossimo ostacolo, l'Oxer in giallo, un brivido. Bisogna ritrovare concentrazione in prossimità delle tavole, superate ora le due gabbie. Uno dei momenti topici di questo percorso ideato da Marco Cortinovis, bergamasco, se la cava alla grande Juan Carlos Garcia. Sembra in forma Albin, pronto a poterci regalare una soddisfazione, anche un pizzico di fortuna. Attenzione al solito verticale insidiosissimo, bene anche qui, ancora una gabbia, in assoluto silenzio il pubblico. Sì, splendido, 88 e 12 l'esultanza per Juan Carlos Garcia, 4 penalità e abbiamo il totale per l'Italia. 50 e 78 dovrebbe essere. 50 e 78. Dunque riusciamo a tenere a bada tanto i francesi che gli inglesi. Alla vigilia un risultato insperato. Siamo sicuramente quinti. Adesso se il Belgio... Quello non c'erano dubbi, perché abbiamo consolidato il nostro quinto posto superando la Gran Bretagna e la Francia. Gran Bretagna una delle favorite, la Francia una delle nazioni più titolate nel campo del salto ostacoli. Bellissima questa immagine per Juan Carlos Garcia, che con il suo Albin è riuscito ancora una volta a recuperare un percorso che gli stava sfuggendo di mano dopo un errore all'ostacolo numero 2 inusitato. Poteva essere un netto, ma prendiamo come oro colato queste 4 penalità che vorremmo definire benedette, perché la prova, possiamo dirlo
proprio senza timore di smentite della squadra italiana, è assolutamente dignitosa e al di là di ogni rosea previsione, intanto è in campo per il Belgio Jean-Claude Vangenberg con Ostarix Tresor, ha già commesso un errore importante e il percorso dell'ultimo binomio belga, naturalmente in questi casi non si può fare del tifo contro, che è una cosa molto antisportiva, dunque ci limiteremo a raccontare quello che accade, naturalmente non possiamo negare di fare il tifo per la nostra squadra, come è giusto, anche gli altri telecronisti si accalorano quando sono in campo i loro connazionali. Le tavole hanno due errori di vantaggio il Belgio, uno l'hanno già buttato, al terzo errore noi gli passiamo davanti perché loro come parziale sono messi meglio. Però c'è l'esperienza di Jean-Claude Vangenberg. Adesso sta saltando bene. Adesso sta andando molto bene dopo aver smarrito la bussola, sembra aver ritrovato la concentrazione. Però c'è ancora qualche insidia a partire da questo verticale e poi l'ultima gabbia. C'è errore. Sono davanti per un niente. Due salti, loro. Sono davanti ostacolo, per un niente. Una gabbia. Ecco, siamo errore. Noi davanti. Due e poi errori. Compromette tutto. Siamo quarti Vangenberg. Incredibile questo finale con l'Italia protagonista. Lo smarrimento per Jean-Claude Vangenberg. Il totale per il Belgio dopo le 16 pesantissime penalità di Tresor è di 54-04. Dunque ci lasciamo alle spalle anche il Belgio. 50-78 per l'Italia, veramente splendido il comportamento degli azzurri, miglior risultato nella storia degli europei sicuramente per quanto riguarda la classifica a squadre che è stata introdotta nel 1975 e abbiamo ottenuto medaglie, l'abbiamo già ricordato in precedenza con Mancinelli, Opes, con Piero Dinzeo, a livello individuale questo è un piazzamento da ricordare. Ora dobbiamo ancora vedere l'ultimo binomio della Svizzera, Steve Gerda e Pia Lotta, e poi l'ultimo binomio olandese, Gerco Schröder, Eurocommerce Monaco, e quindi la chiusura con Marcus Henning e Gitania. In campo per la Svizzera, Steve Gerda. Per la Svizzera del nuovo corso, intanto con il computer andiamo a cercare anche la graduatoria individuale che vede al comando Marco Kutscher, Montender 3,79 in seconda posizione, l'altro tedesco Christian Allmann con Koster 6,21 in terza, Laurent Goffinet, Flipper Dell con 6,59 poi a ridosso. Per l'Olanda Joren Dubbeldam con Nassau 7,62, in settima posizione Andrea Herold con Nanta. Grande concentrazione per Steve Gerda che è figlio d'arte. E c'è un errore. Per ora in 34esima posizione Jerry Smith, in 35esima Bruno Chimirri. In nona posizione Juan Carlos Garcia e Albin, intanto 4 penalità nel tempo di 91-40 per la Svizzera. Splendido anche questo percorso, tra poco il totale. 34-42. E la Svizzera è seconda. 34-42. Perché deve sommare un 12 ai 23-76, va a 35 l'Olanda, per cui... Olanda che deve ancora schierare Gerco Schröder, 23.76 in mattinata, 12 andrebbe
anche con 35 percorso. E 76 anche con in caso di percorso netto sarebbe alle spalle della Svizzera, dunque una Svizzera sul podio per la legittima soddisfazione del collega elvetico che è proprio a fianco a noi e si è esaltato dopo le sole quattro penalità di Steve Gerda, una squadra rinnovata, quella elvetica, che ha dato subito dei risultati. Possiamo dire che Marcus Fuchs è un po' la chioccia di questa nidiata, però hanno contribuito in modo decisivo a questa medaglia anche perché Claudio, Cristina Lieber, Fabio Crotta e Steve Gerda. Arrivare secondi dopo questa Germania è un risultato, il miglior risultato che uno può ottenere. La Germania non si batte. La Germania non si batte, quindi assomiglia all'oro questo argento della Svizzera. Soprattutto per una squadra giovane. Le tavole per Gerko Schröder, che fra l'altro è ben situato anche nella classifica individuale. Vorrei avere una comunicazione dalla nostra regia, so che dopo di noi andrà in onda un'altra disciplina sportiva, credo il tennis, e quindi vorrei sapere se al termine della gara dovrò cedere immediatamente la linea o se si può andare ancora un po' avanti. Intanto seguiamo il percorso dell'ultimo alfiere olandese, Gerko Schröder, che monta Monaco, cavallo di origine tedesca, di 14 anni, è un Holsteiner, per ora non ha ancora commesso errori, un brivido al momento d'ingresso della gabbia, poi l'esultanza degli olandesi, il tempo 91-88, carezze per il cavallo di Gerko Schröder, percorso netto in condizioni di pressione veramente notevole, dunque medaglia il totale anche per l'Olanda che conquista il bronzo. Buona la prestazione anche da parte degli olandesi che abbiamo sempre definito mine vaganti, capaci di tutto in giornata di grazia, il totale di 35 e 76 per l'Olanda, 34 e 42 per la Svizzera e poi in quarta posizione una splendida Italia con 50 e 78. Il podio dunque è definito. Germania, Svizzera, Olanda e al quarto posto a ridosso dei big l'Italia composta da Jerry Smith, Nadir Di San Patrignano, Andrea Herold, il migliore dei nostri con Nanta, Bruno Chimiri, Lanknet, Juan Carlos Garcia, Loro Piana, Albin. Risultato splendido, migliore ottenuto nelle rassegne europee. Italia che non è mai salita sul podio a squadre della manifestazione continentale. Certamente era difficile anche in questa circostanza, avevamo cominciato al settimo posto nella prima giornata, eravamo risaliti al quinto dopo il percorso della mattina, un quinto che si è trasformato in quarto a ridosso del podio grazie a prestazioni davvero di rilievo, di grande coraggio della nostra squadra. In particolare va citata la prova di Andrea Herold che con Nanta in due percorsi ha commesso un solo errore. Ed ora l'ultimo percorso di questo lunghissimo pomeriggio, quello di Marcus Henning e di Gitania. Germania, Marcus Henning e Gitania. È arrivato l'errore alla Riviera, prontamente segnalato come di consueto. Un brivido e poi l'errore su quest'Oxer in giallo. Emilio, pensi che possa cominciare ad affiorare la stanchezza anche per Gitania? Ma no, qui mi sembra che non si aspettava un brutto salto alla Riviera della Cavalla e poi non ha reagito Marcus Henning, ha girato calmo, tranquillo, molto vicino all'Oxer, ha toccato la prima barriera ed è sceso sulla seconda, per cui
evidentemente la sua testa era concentrata per rimanere in testa alla classifica, rimanere tra i primi, quell'errore lì lo ha disturbato. Noi ragioniamo un po' diverso, no? Per noi è bello arrivare vicino, siamo lì a lottare per le 8, le 4 e invece per questi cavalieri conta solo la vittoria. Mi è sembrato che ha perso decisamente un po' il filo lì. 91:25 il tempo, 12 le penalità per Marcus Henning, dunque abbiamo il totale anche per la squadra tedesca che si laurea campione 18. Europea. 18, largo vantaggio dei tedeschi che chiudono secondo pronostico al primo posto. Dunque siamo in grado ora di ricapitolare la situazione. Medaglia d'oro a squadre dei campionati europei 2005 a San Patrignano per la Germania di Marco Kuscher, Christian Allmann, Meredith Michaels-Berbaum e Marcus Henning. Medaglia d'argento per la Svizzera di Marcus Fuchs, Christina Lieber, Fabio Crotta, Steve Gerda. Medaglia di bronzo per l'Olanda di Jeroen Dubbeldam, Yves Houtaker, Leon Thyssen, Gerco Schröder e splendido quarto posto per l'Italia di Jerry Smith, Andrea Herold, Bruno Chimirri e Juan Carlos Garcia. Dunque un risultato splendido, abbiamo appena nominato Juan Carlos Garcia che ci ha raggiunto in postazione. Juan Carlos, allora ti abbiamo visto esultare dopo l'ultimo percorso in sella ad Albin come se avessi vinto, non dico un'Olimpiade, ma un campionato d'Europa. Ti eri reso conto che dopo quell'errore all'ostacolo numero 2 le cose si erano complicate, volevi dare una mano alla tua squadra, ci sei riuscito, un quarto posto che credo vi soddisfa pienamente. Certamente un quarto posto, peccato perché da tempo sogniamo questo bronzo, diciamo non la vittoria neanche il secondo posto, però un bronzo lo aspettavamo. Ecco, allora andiamo un po' a fare gli avvocati del diavolo. Che cosa sarebbe stato necessario per scalzare l'Olanda dal terzo posto, per vincere questo bronzo? Anche se il distacco, vediamo, 35-76 per l'Olanda, 50-78 per l'Italia, è abbastanza ampio. Cosa doveva accadere per poter arrivare terzi? C'è stato un pochettino tutti e due i giorni, perché ieri sono stati due percorsi, uno mi sembra con 12 e l'altro con 4, no? Emilio, se non sbaglio, però sono andati abbastanza piano e oggi è la prima mosca dove abbiamo perso un po'. Ti avvicino il microfono, Juan Carlos, perché come al solito il tuo tono di voce è molto garbato. Intanto questi effetti che sentite non si riferiscono alla diretta, al momento in cui vi stiamo trasmettendo. Le immagini proposte da Roberto Gambuti si riferiscono a un percorso di un cavaliere olandese, si tratta di Jeroen Dubbeldam, ex campione olimpico che ha ottenuto la medaglia di bronzo con la sua Olanda. In quel momento stava diluviando. Intanto Juan Carlos, diamo un'occhiata anche alla classifica individuale. Al primo posto per la Germania Marco Kuscher e Montender, 3,79. In seconda posizione un altro tedesco, Christian Allmann con Koster, 6,21, sono molto vicini. In terza posizione per la Francia Laurent Goffinet, Flipper Dell, 6,59. In quarta proprio l'inquadrato Jeroen Dubbeldam con Nassau con 7,62. Poi in quinta posizione per la Svizzera Christina Lieber con No Merci. In sesta per il Belgio Jos Lansing con Cavalor Cumano. In settima Gerco Schröder per l'Olanda Eurocommerce Monaco. In ottava posizione troviamo per l'Italia Andrea Herold e Nanta, nota assolutamente positiva per i nostri colori. Il nostro cavaliere precede lo svedese Rolf Goran Bengtsson, nono con McKinley, in decima posizione Steve Gerda con Pialotta e poi ci sei tu, Juan Carlos Garcia con Albin in undicesima posizione. Dunque tu e Andrea Herold farete parte dei migliori 25 in lizza ancora domenica prossima negli ultimi due percorsi. Quali sono le tue aspirazioni? Ricordiamo che tu con Albin sei
in undicesima posizione e hai 14,75 per quanto riguarda le penalità, dunque sei praticamente a due barriere dal podio. Dal podio, sicuramente quello che punto sarà un podio, questo sicuramente, e sono molto contento comunque perché sono due assurde entre i primi 25, che credo che da tempo non succedeva. E niente, credo che in Italia ogni anno stiamo migliorando, non ci siamo mai sognato di fare un quarto posto e aspirando, perché no, una medaglia. Juan Carlos, questa è la tua speranza di arrivare a un podio individuale dopo aver contribuito al quarto posto della squadra, però intimamente a livello tecnico, anche conoscendo la condizione di Albin, quale pensi che siano effettivamente le tue possibilità di piazzamento? Oh, certamente sono un po' penalizzato perché il mio cavallo è... I nomi avevo messo Marco Kocher e Nick Skelton. Devo dire che forse Nick Skelton, in vista di quello che poteva fare finora, ha fatto un errore di troppo, forse due errori di troppo. Marco Kocher sta dimostrando di avere una forma strabiliante. Ha fatto due giri ieri imbarazzanti, facili, facilissimi. Non solo doppio zero, ma la facilità con cui ha eseguito quel percorso molto tecnico era strabiliante. Puricelli? Ma a posteriori delle due prove di ieri, come ha detto Bruno, il cavallo è saltato come non l'abbiamo mai visto saltare, perché di solito è un cavallo molto potente, bravo, che però qualche tic toc lo fa. Ieri era sopra una spanna ai salti, proprio una forma imbarazzante, proprio la parola giusta. Viene da ridere quando monti su un cavallo così, o no? E il regista Roberto Gambuti ci ripropone i migliori di questa gara, Challenge Vincenzo Muccioli. Intanto vorrei chiedere quanto manca la chiusura, il collega Massimiliano Mascolo che ci segue in regia da Roma mi conferma 3 minuti, e allora abbiamo probabilmente ancora il tempo per proporvi quello show dei tedeschi che giustamente hanno esultato per la sesta medaglia d'oro a squadre nella storia dei campionati europei. Una vittoria ottenuta grazie a Marco Kuscher, Christian Allman, Meredith Michaels Beerbaum e Marcus Henning. Quello è il capo equipe, Kurt Gravemeier, che finisce in acqua insieme. È il primo errore alla Riviera della squadra tedesca. Kurt Gravemeier, un bagno fuori stagione, ma vedete che l'ha presa molto bene il capo equipe della squadra tedesca, che ora cerca di vendicarsi. E vediamo Messa Maluccio, Meredith Michaels Beerbaum, che forse riuscirà a salvarsi dal bagno. Si aggrappa a Marco Kuscher, mi pare. Però il suo destino è segnato. Eccolo. Errore all'acqua anche per lei, che è recente vincitrice della finale di Coppa del Mondo a Las Vegas. La festa dei tedeschi si è poi protratta anche in serata con fiumi di birra e poi il ritorno al lavoro, perché c'è ancora una classifica individuale da onorare. E vi ricordo anche i nostri appuntamenti per domani su Rai Sport Satellite, dalle 16 alle 17 il primo percorso, dalle 18 alle 19 il secondo e decisivo, che distribuirà, assegnerà le medaglie individuali. Dunque appuntamento per domani, siamo proprio in chiusura di collegamento. Ringrazio i tecnici dell'Esterna 1 di Bologna, regista Roberto Gambuti, Marco Spolettini, il mio valido collaboratore Emilio Puricelli, tutti gli ospiti che abbiamo avuto al nostro microfono, a partire da Bruno Chimirri. Appuntamento a domani, a tutti la più cordiale buonasera, linea allo studio. Ed ora è...